Ben ritrovati ancora una volta a Tasche Sincere. Ci sono sempre stati, ma la crisi ha portato a un'esplosione del fenomeno. Chiamiamole finanziarie, chiamiamole agenzie di prestito, fino all'aberrazione del fenomeno stesso, cioè agli usurai. La gente ha bisogno di liquidità. Soldi non ne girano e per questo molte volte si ricorre a dei ricatti. Fino a qualche tempo fa il settore era fiorente, soprattutto per il cosiddetto credito al consumo. Le famiglie infatti si indebitavano per acquistare un televisore, un frigorifero. Oggi invece le famiglie si indebitano per potersi curare oppure per acquistare i beni di prima necessità. Inutile dire che i tassi di questi prestiti sono davvero elevati e sono diventati anche una nota dolente del nostro paese e i controlli sono davvero insufficienti e molto spesso affidati a Striscia la Notizia. Lo Stato troppe volte non ha fatto il suo dovere, basti pensare ad esempio a un momento storico, al fondo antiusura creato appunto per aiutare quegli imprenditori vessati dai cravattari, ma diventato poi di difficile accesso e non si sa perché oppure lo si sa. Infatti lo Stato stesso molte volte diventa lo stesso usuraio. Uno strozzinaggio che ha un nome un po' ostico, un nome particolare, anatocismo, cioè la tassa sulla tassa. Insomma, una moltiplicazione vergognosa del prelievo sul prelievo, in uno totale impazzamento del sistema fiscale. E di tutto questo parleremo questa sera con degli ospiti in studio e cercheremo di fare anche delle riflessioni. Ma naturalmente voi ci potete chiamare per intervenire in diretta allo 049 78 00 204 oppure mandare dei messaggi, degli sms attraverso il 392 800 780. Allora, andiamo subito a presentare gli ospiti che sono Stefano Baldo, imprenditore alla mia destra. Buonasera a tutti. Maurizio Ebano, direttore Casa Artigiani di Padova. Buonasera. E naturalmente l'avvocato del diavolo Maurizio Di Sarò, buonasera, che anche questa sera ha preparato il suo pentolone con tutta la pozione magica fatta di domande molto particolari. Allora, io partirei con Maurizio Ebano per aprire appunto la discussione. Diciamo che l'esplosione negli ultimi anni di queste micro-macro finanziarie ha cambiato sicuramente anche la fotografia del nostro paese, la fotografia di una cultura diversa che vuole copiare forse anche quella americana facendo il passo più lungo della gamba, mentre una volta noi eravamo molto più parsimoniosi nelle scelte. Beh, diciamo che nella realtà noi ci siamo trovati che i nostri concittadini erano abituati al facile credito dei primi anni 2000 fine anni 90 attraverso il giro delle carte di credito fornite dalle varie finanziarie all'epoca private, poi tutte quante diventate bancarie. Oppure dalle stesse finanziarie o delle stesse banche che hanno iniziato a dare il credito al consumo un po' a tutti. Il problema del credito è esploso nel momento in cui è esplosa la bolla di crisi dal settembre del 2008, cioè dal settembre del 2008 noi abbiamo avuto una impossibilità di muoversi e pertanto non era più possibile riuscire ad avere credito dalle banche, anzi le banche chiedevano il rientro. A quel punto non c'era alternativa, o si cercava in qualche modo di rientrare con le banche se c'era la capacità, o dall'altra parte si cercava ulteriore credito per sopperire alla mancanza di credito che veniva fornito dalle finanziarie delle banche dall'altro lato. Questo ovviamente ha portato a un ragionamento di involuzione per arrivare a un totale indebitamento delle famiglie, a un totale indebitamento delle imprese e ovviamente alla crisi in cui noi oggi sopportiamo e in cui noi siamo. Sì, perché molto spesso è anche accaduto che gruppi più o meno piccoli, tipo la Parmalat con i bond argentini, hanno creato degli scandali e sono stati creati sia dagli speculatori ma anche dalle banche. Però anche ricordiamo che c'è anche la spericolatezza di piccoli investitori e che cosa quindi se la vanno proprio a cercare questi piccoli, diciamo, investitori? Beh no, diciamo che allora, il piccolo investitore è stato coinvolto
diciamo nel sistema generale, cioè il piccolo investitore è stato preso dal fatto che c'era la possibilità di guadagnare e chi non tenta di guadagnare con i quattro spiccioli che ha. Allora è più semplice cercare di investire in quello che tra parentesi ti dà fiducia, pertanto quando un funzionario di banca, quando un dirigente della banca ti propone un titolo a buon rendere, rispetto a un botto dove gli davano lo 0%, conviene comprare un titolo obbligazionario della Parmalat o della Cirio dove magari ti davano il 3%. Non erano questi i tassi di interesse di riferimento, parliamo negli anni 90, erano molto più alti perché erano molto più appetibili, pertanto i nostri pensionati che magari avevano la liquidazione messa da parte hanno deciso di investire i 30, i 40, i 50 mila euro o i 50 milioni dell'epoca nei titoli di queste grandi aziende e si sono trovati invischiati in grosse situazioni economiche. Per parlare con noi dei vampiri della crisi potete mandare un messaggio al 392 80 780 oppure 049 78 00204. Però entriamo nel vivo del tema. Ci sono queste agenzie di prestito, insomma ne sono nate un pochino dappertutto e le vediamo farsi pubblicità nelle emittenti private attraverso gli spot, questi spot pubblicitari. Ma sono nate proprio perché c'è questa stretta da parte delle banche? Ebano. No, allora facciamo un momento di chiarezza. Allora, noi abbiamo avuto fino al 2008 una serie di finanziarie nate, non si sa bene in che modo, e ovviamente noi abbiamo avuto la sensazione che dietro a queste finanziarie non c'erano le banche, ma c'erano dei cravattari oppure la mafia, così riusciamo a capirci meglio, sul sistema di erogazione del denaro. Recentemente invece sono nati questi negozi, chiamiamoli prestito oro, dove ovviamente tramutano i gioielli di famiglia in denaro contante. Questo è quello che sta succedendo oggi, però cerchiamo di capirci. Una volta c'erano le finanziarie che hanno dato una mano ai cittadini nel momento in cui le banche hanno chiuso gli sportelli. Oggi abbiamo ulteriori meccanismi che non sono più quelli finanziari perché magari sono stati bloccati, ma più che altro perché non possono più erogare il denaro. Il denaro oggi viene bloccato sulla questione dei 500 euro, perciò se non esistono dei meccanismi ben chiari di pagamento, eccetera. Sulla questione del prestito oro è diventata un'altra manna dove diciamo c'è un ulteriore vincolo di usura sopra. Avvocato del diavolo, pronto. Allora, fino a qui abbiamo parlato dei tempi in cui le banche facevano le banche, eseguivano la loro mission, praticamente prendere i soldi, prestarli e quant'altro. Abbiamo parlato di finanziarie, abbiamo parlato della nuova frontiera per recuperare un po' di contanti che molti attuano sfortunatamente recandosi in questi negozi compro oro. Però abbiamo parlato di cose che bene o male ti davano i soldi. Possiamo cominciare a parlare proprio nel vivo di un'altra cosa che praticamente noi chiamiamo i maneggioni della crisi. I maneggioni della crisi, io intendo tantissime società, tantissime associazioni e quant'altro, che sono nate in questo stringente periodo di crisi, che ti dicono con messaggi non proprio subliminali, tanto per dire su internet, nei social, nei giornali, nei quotidiani, ne troviamo di tutto di più, dove ti dicono come non pagare i debiti, ripianifichiamo il tuo debito, problemi con Equitalia, problemi con questo, con quello e quant'altro. Queste società sono nate proprio sull'onda dell'attuale crisi. Quindi sull'onda E dell'esigenza nascono questi gli ghostbuster. imprenditori vedono in questo tipo di società la salvezza per riuscire a salvarsi un attimino, ma il più delle volte purtroppo non è così. Poi, se vogliamo andare un po' oltre, possiamo parlare di tantissime associazioni, società, studi legali o quant'altro, che si occupano specificatamente di prestiti
usura e anatrocismo bancario. E anche qui ci sarebbe da dire abbastanza e gradualmente lo diremo, però penso che sia meglio di tutto cominciare con una testimonianza dal vivo, mi sa, con... Sì. Adesso infatti a questo punto noi passeremo la parola a Stefano Baldo, iniziato, l'abbiamo presentato all'inizio come imprenditore, ma un imprenditore speciale, un imprenditore che ha avuto il coraggio di venire questa sera mettendoci la faccia, mettendoci la propria voce a raccontare che cosa è accaduto a lui in persona. Quindi Stefano, prenditi tutto il tempo che vuoi e raccontaci intanto un po' della tua storia. Sì, buonasera. Allora, l'effetto domino della crisi purtroppo nasce dalla mancanza di liquidità. Se pensiamo che una volta le banche davano per finanziamenti anche del 120% per la gente che doveva prendere la casa, e che davano finanziamenti a chi faceva SRL che poi chiudevano, io mi sono imbischiato durante la crisi, praticamente a seguito di fatti dovuti alle banche, che cosa hanno fatto? A fronte di affidamenti che erano consolidati con banche con cui si lavoravano da 10 anni, altre da un po' meno, cosa è successo? Le banche hanno detto basta i finanziamenti, il denaro autoliquidante delle fatture, quelle cose là, non te lo diamo più, rientra. Allora, diciamo che nella mia esperienza il 50% delle banche ha fatto questi danni, l'altro 50% mi ha lasciato stare, insomma, mi ha lasciato andare avanti. Qual è la cosa più brutta? È che nel momento della crisi cosa è successo? A seguito del fallimento di un'azienda, senza motivi, la banca ha chiuso, ha detto rientra, porta tutto, ridammi tutti i soldi, essendo tutto autoliquidante, il giro, il portafoglio degli affari che c'era, la banca ha bloccato il 30 di agosto pretendendo di avere un bilancio. Il 30 di agosto si sa che la gente torna dalle ferie, il commercialista non è là che ti aspetta per fare il bilancio. Naturalmente siamo andati a finire che a febbraio la banca avanzava una minima parte, però anche con ente di garanzia non ha portato nessun beneficio, anche perché ci ha chiesto la cessione del credito. Noi, lavorando per aziende sia private sia pubbliche, la cessione del credito è vista male da tutti i clienti, perché la cessione del credito è una cosa un po' pesante. Cosa abbiamo fatto a seguito di questa operazione? Abbiamo detto la banca si comporta male, avendo sentito che c'è la possibilità di fare l'anatocismo e l'usura, ci siamo appoggiati a un ente il quale ci ha prospettato in 11 anni di estratti conto, ci ha prospettato un rientro di 31.000 euro a fronte di un importo che la banca aveva ancora da incassare di 21. Abbiamo scritto alla banca, abbiamo segnalato tutto questo, perché tanto con la banca, anche se avevamo portato l'ente di garanzia, un ente di garanzia disposto a coprire, a fare da garante, la banca
in poche parole si è rifiutata. Allora Stefano, io ti interrompo qua, tra un po' riprenderemo il tuo discorso perché intanto volevamo commentare e vedere che cosa si può aggiustare, insomma, in modo che tu sia anche un esempio per gli altri. Naturalmente se anche qualche altro imprenditore, qualche altra persona anche di un altro settore vuole venire qui da noi a prestare la sua testimonianza, ben venga. Vi ricordo intanto i numeri nostri di telefono 049 78 00 204 per chi vuole intervenire in diretta, oppure 392 80 780 per mandare un messaggio. Ebano, che cosa possiamo dire a questo punto a Stefano? Allora, io vorrei fare, come facevamo prima, un minimo di cronistoria per ricordare perché oggi si crede nell'opportunità di recuperare una parte del maltolto da parte delle banche attraverso l'anatocismo e l'antiusura. L'unico nome che farò questa sera è quello dell'Adusbef, perché merita di essere riconosciuta, perché 20 anni fa, non ieri, 20 anni fa, ha iniziato una battaglia a livello sociale, a livello nazionale, per chiedere a gran voce una legge che poi è stata introdotta nel testo unico bancario, perché il famoso calcolo degli interessi trimestrali che facevano le banche ovviamente doveva decadere. Il calcolo che faceva la banca era che su uno scoperto giusto, corretto, che c'era bancario, mettiamo io un fido di 10.000 euro, ogni trimestre non c'era solo unicamente il calcolo dell'interesse, veniva calcolato anche un tasso sul picco massimo di scopertura che avevamo avuto su quel trimestre, il famoso 1/8, e tutta una serie di calcoli che mi portava ad avere gli interessi sugli interessi, cioè nel senso che se io a fine del trimestre non andavo a coprire quella parte di interessi che sono maturati perché la banca me lo consentiva, io nel trimestre successivo non avevo più il classico scoperto, avevo lo scoperto più gli interessi del trimestre precedente che mi rifaceva un ulteriore calcolo di interessi. Questa è una prima battaglia che l'Adusbef ha portato da sola, insieme alle associazioni di categoria degli imprenditori che sono state accorte e hanno capito di seguirla. È stata una prima legge che è stata portata a casa, stiamo parlando di battaglie di 20 anni fa, non di ieri. La seconda legge importante, diciamo che si è spinta attraverso anche problemi reali e gravi arrivati in meridione sulla questione della mafia, la legge sull'usura, dove noi abbiamo finalmente da qualche anno il tasso di riferimento antiusura. Queste due leggi sono state due leggi importanti acquisite in anni che la finanza, come dicevo prima, era una cosa che rincorrevamo tutti, perché la carta di credito veniva concessa, perché i fidi bancari c'erano, tutti eravamo contenti e felici e si viveva in questo modo qua. Però l'Adusbef aveva già fatto a quell'epoca quelle battaglie e sono le battaglie civili che oggi sono all'interno del testo unico bancario. Cosa sta succedendo in questi ultimi anni? Che professionisti, da un lato, associazioni, società hanno ritenuto opportuno nascere e evolversi sulla, io lo dico, sulla tristezza delle singole persone, cioè sulla incapacità dell'imprenditore, del cittadino, di riuscire a trattare nei confronti delle banche. Ovvio che ci vuole qualcun altro che deve avere capacità di trattativa. Quello che sta succedendo oggi è che queste società non fanno una consulenza reale, cioè fanno una consulenza giusta, fanno il calcolo sull'anatocismo e il calcolo sugli interessi e sull'usura. Ma il problema reale è che la prima consulenza che bisogna dare è capire all'imprenditore, al cittadino, cosa gli serve la banca. Capire le esposizioni che ha sulle banche, perché se una banca su due è cattiva, magari un'azione giudiziaria non comporta una segnalazione in termini di segnalazione legale, comporta una segnalazione in qualsiasi caso che sia aperta una procedura legale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un'altra banca, un'altra finanziaria, nel momento in cui deve erogare del denaro a questo imprenditore, a questo cittadino, dice: ma se questo ha fatto causa a quella banca, perché io devo dare il denaro e poi magari mi fa causa anche a me? E a quel punto nasce il circolo vizioso.
considerando poi magari la banca stessa, invece di lasciare solo la segnalazione per quanto riguarda il contenzioso che si è aperto, decide di fare la segnalazione per il suo credito che vanta. E a quel punto ha rovinato completamente l'imprenditore. Segnalazione a Banca Italia. Segnalazione di Banca Italia. E a quel punto là... A quel punto l'imprenditore ha chiuso tutto. Ballerino, molto ballerino. Ha chiuso tutto, perché io, banca, che do fiducia ancora a quell'imprenditore, nel momento in cui vedo che c'è una segnalazione di contenzioso, a quel punto mi inizio a preoccupare. Sì. Primo, perché sappiamo che i pignoramenti sui conti correnti avvengono, e allora a questo punto può anche essere che la banca che avanza dei soldi da questo imprenditore decide di andare a pignorare il conto corrente sull'altra banca perché magari recupera qualcosa. E ovviamente queste cose qua creano dei problemi, e ovviamente l'imprenditore che prima magari con difficoltà riusciva a stare in piedi, a quel punto ha chiuso tutti quanti i battenti. Allora, adesso continuiamo con la storia di Stefano. Ci eravamo lasciati che Stefano, insomma, si rivolge a una di queste agenzie per fare i calcoli sull'anatocismo e sull'usura. Che cosa succede poi? Cosa succede? Ormai si gridava vendetta, perché avevamo in mano, abbiamo tuttora in mano, un calcolo che ci dà ragione di avanzare soldi della banca. E diciamo che noi con l'azienda che ci ha fatto i calcoli siamo andati avanti, sono persone che rispondono sempre, però forse l'unica cosa un po' trascurata è non l'abbiamo fatto praticamente, è di effettivamente, se c'era a contrattare con la banca, non abbiamo contrattato la chiusura del residuo, perché anche se loro avanzavano 21, noi avanzavamo 35, sediamoci a tavolino e... Cioè, dici che una concertazione, dovevaste fare una concertazione? Che cosa è saltato come passaggio? Forse, forse la sedersi a tavolo con la banca in prima persona, con una persona a fianco, e dire: guarda, in via bonaria, mettiamo a posto sta cosa. Però allora anche però non vedo, anche perché noi l'ente che mi ha seguito mandava le raccomandate alla banca, ma la banca non rispondeva all'ente, rispondeva a me. Quindi è stato fatto qualcosa dove si trascurava l'ente. L'ente non è stato ascoltato con le richieste e con le nostre richieste di in via bonaria di mettere a tacere tutto. Quindi c'era un triangolo tra Stefano, la banca e l'agenzia, però la banca mandava le lettere non all'agenzia, che inviava appunto legalmente i propri testi, le proprie missive, le proprie lettere, ma comunicava con te come Stefano. Sì. Possiamo allora un attimo fermarci e sentire Ebano in merito. Dov'è la questione, dov'è il nodo? Allora, che cosa il nodo è che esiste una legge e un regolamento bancario che va seguito. Allora, al di là degli intermediari creditizi, sono anch'io un intermediario creditizio riconosciuto dalla Banca d'Italia, ma questo non vuol dire niente. Però il problema già è una cosa differenza tra una società che vanta, o un'associazione o anche uno stesso avvocato di saper fare alcune cose, nel momento in cui invece ci sono dei titoli che servono su alcuni meccanismi. Però il problema non è il titolo, è la procedura che ha avviato la legge italiana, il testo unico bancario. Il testo unico bancario ha dettato questa procedura. Il cliente che si ritiene vessato dalla banca, dalla finanziaria, deve mandare una raccomandata, una ricevuta di ritorno, dove dice che è stato vessato con i calcoli della vessazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cliente stesso deve mandare la raccomandata. Intermediari o no? Deve essere il cliente che manda la raccomandata. La banca deve rispondere entro 60 giorni.
Se non risponde entro 60 giorni la banca, il cliente stesso manda un'altra raccomandata all'ente di mediazione, l'AIF, che si chiama, dove ce ne sono tre, una a Milano, una a Roma e una a Napoli, se non mi sbaglio, per il sud dell'Italia, e questo ente è obbligato entro 30 giorni ad autoconvocarsi, sono in 5 che vengono nominati dalla Banca d'Italia, 3 tecnici più 2 demandati, uno come rappresentante dell'associazione dei consumatori e uno come rappresentante delle associazioni imprenditoriali, perciò sono i 5 gli intermediari che si trovano e valutano se la domanda del creditore è corretta oppure no. Noi sappiamo, dati statistici della Banca d'Italia, che il 75% delle rivendicazioni che arrivano all'AIF sono favorevoli al creditore, senza spendere soldi, pertanto, da parte di nessuno, o al massimo facendo qualche calcolo per riuscire a vedere se siamo stati vessati oppure no, però bisogna andare da un commercialista, da uno che sa fare i calcoli sui conti correnti. In quel preciso istante, con 2 raccomandate, l'ente di mediazione bancaria, l'AIF, è obbligato a dare sentenza. Se la sentenza è negativa, a quel punto il debitore, o in questo caso il creditore, ha ancora tempo di fare causa nei confronti della banca. Noi sappiamo che da quando è partito questo meccanismo, 2009, in un primo momento l'AIF era strapieno di cause. Ultimamente stanno cadendo e crollando le verifiche all'interno dell'AIF, perché vuol dire che in qualsiasi caso la trattativa nei confronti della banca è più favorevole. Naturalmente a Tasche Sincere, come state vedendo, non ci occupiamo del perché delle cose, ma che cosa fare in modo particolare qui ed ora, hic et nunc. Prego Maurizio. Allora, praticamente diciamo che un imprenditore in difficoltà ha dei problemi con la banca. I passaggi praticamente tecnicamente sarebbero questi: ci si rivolge a un'associazione o a un ente che faccia la verifica dell'anatrocismo e dell'usura sui conti correnti, e fin qua ci siamo, è papale. Il passaggio tecnicamente, il passaggio dopo, proprio quello subito dopo, consiste nel mandare come persona o come società, come ditta, le 2 raccomandate dove diceva il dottor Ebano, oppure già con la perizia in mano del conto corrente si va ad avere il primo approccio con la banca, con la filiale? Allora, io giusto per cultura, per chiarire, no, perché... allora io per cultura mia, chi mi conosce sa benissimo che amo le trattative. E pertanto la prima cosa che consiglio è di affiancarsi di un bravo professionista e alla fine andare nei confronti della banca e cercare di trovare una soluzione rispetto all'esborso che chiede la banca e rispetto al credito che rivendica l'imprenditore. Una transazione. Esatto, e fare una transazione. Nel caso in cui, se vogliamo seguire bene l'istruttoria che ci dà la Banca Italia e il testo unico bancario, questo estratto conto lo si invia per raccomandato ricevuto di ritorno alla banca e la banca ha tempo 60 giorni per rispondere. Io sarei, perché l'imprenditore, il cittadino, va in un'associazione, si fa fare i calcoli e poi si fa assistere in una trattativa seria, no? Nei confronti della banca, per riuscire a trovare una soluzione di rientro in un modo o nell'altro, sapendo benissimo che in qualsiasi caso è vero quello che qualcuno sostiene, il testo unico bancario ci dice che noi possiamo andare a rivedere tutti i calcoli di interesse dal 42 in poi. Ovvio che nessuno di noi ha un conto corrente aperto dal 1942, ma diciamo che tutti i conti correnti possiamo andare a rivedere tutti se li abbiamo in casa. E in qualsiasi caso non serve urlare, perché la banca è disponibile a farci dare copia dei conti correnti. Io che faccio questo mestiere di ristrutturatore d'aziende da ormai 20 anni, non so come mai qualcuno dice che le banche devono urlare per avere gli stati di conto corrente, a me li danno sempre. La banca è obbligata a darmi lo stato conto,
In qualsiasi caso, ovvio che c'è un problema di archivi. Cioè, allora, dal 2001, quando noi abbiamo avuto le fusioni delle banche, non tutto quanto è presente a terminale. Come, tanto per capirci, il fatto che uno va in comune e chiede il certificato storico di nascita. Il comune non glielo stampa subito, perché non c'è. No, perché se non è un bambino nato ieri, non c'è a terminale. Ovviamente anche queste cose qua non esistono. Ovviamente la banca deve fare andare negli archivi per andare a prendersi tutti gli estratti conto vecchi che magari uno aveva, e su questo ovviamente in qualche modo si gestisce. Però si prendono questi conti, si vanno a fare le verifiche, si fanno i conteggi, poi scegliamo e decidiamo come muoverci. Prego. Ok, perfetto. Però da quello che ho capito, Stefano ha un problema ancora in ballo. Quello che è mancato proprio come passaggio, giusto per evitare quel problema, cos'è che è stato? Sentiamo Stefano se magari riesce a inquadrarci meglio. Sì. Diciamo che non abbiamo... Allora, la banca, io sono sincero, non ha risposto. Perché abbiamo scritto... però non ho voluto assolutamente partecipare a quello che faceva l'associazione. Cioè, l'associazione scriveva, la banca non rispondeva. Cioè, per comodo suo, io ho visto, non ha risposto. Che dopo, se devi andare là, col rapporto umano magari della persona che va a sedersi là in filiale, va a parlare con il direttore là, o quant'altro, fisicamente vedo che... siccome appunto noi abbiamo anche avuto una segnalazione in Banca Italia con una banca, una segnalazione di sofferenza, questo ha messo in allarme un po' le altre banche, che però vedo che dimostrando quello che è successo mi lasciano tranquillamente lavorare senza mettere grossi paletti, perché giustificazione. Voglio dire anche che la banca non partecipando, non rispondendo, abbiamo fatto querela, siamo andati alle guardie di finanza e li abbiamo anche querelati, perché se noi ti mandiamo delle cose scritte, ti facciamo le raccomandate, mi fai il dispetto di dirmi, mi stravolgi tutta la linea di affidamenti, mi tagli, mi danneggi, le vuoi cercare tutte, quindi io sono andato anche a querelarli, perché non è possibile che una persona che ti chiede tramite un terzo di risolvere la questione si rifiuti di partecipare. Io personalmente adesso ultimamente sto giocando un po' con un'altra delle banche per vedere, perché appunto anch'io con una delle banche abbiamo un deposito di soldi a garanzia. Loro si rifiutano di usare questi soldi per chiudere la questione. Dicono: prima mi paghi e poi ti do indietro i soldi. Ma scusa, se tu avanzi 10, io ne ho 40 da darti, scalali di là, mettiamo a tacere tutto, ma là non, si va a sbattere addosso un muro che oltretutto ho riscontrato che è il muro ristretto alla filiale, non è dalla sede centrale, sono delle scaramucce che partono dai direttori o dai vice direttori che creano sti problemi. Io trovo che effettivamente la cosa che trovo, cioè il rapporto umano, che se uno si presenta là è difficile che ti dicano, è più facile contrattare che non farlo a distanza. Quello sì, posso dire che è come quando uno ci mette la faccia nel lavoro, se succede qualche inconveniente, ci mette la faccia, si presenta e combina e sistema le cose.
Non è che sei troppo buono, Stefano, e quindi dici con la mediazione si va lì, sistemano le cose, invece a volte bisogna essere un po' duri. Allora, delegando terzi a fare questo, ci sono andati giù pesanti, perché noi abbiamo già le prime, sono già stati depositati, anche perché noi non abbiamo la citazione della banca in giudizio, ce ne abbiamo già due. Loro si devono già presentare, per esempio un'udienza, cioè, anche per noi abbiamo fatto per usura, non per anatocismo, quindi è stato proprio riscontrato usura nel conto corrente. E quindi, da quello che mi può dire Ebano, usura è penale, non è civile. Noi dal tutto l'innesco di questo, il 28 di luglio c'è la prima, la banca si deve presentare in tribunale a rispondere di quello. È che io vedo un ingranaggio troppo, la banca, un ingranaggio più grande è, più l'ingranaggio è, non sa, le cose sono molto, uno non sa quello che fa l'altro, è tutto un indotto che uno scarica il barile sull'altro, perché nessuno prende le decisioni. E responsabilità soprattutto, c'è questa mi sono incartata, insomma c'è questa volontà di non prendere le responsabilità. Prego Maurizio. Niente, riflettevo un attimo su quello che diceva Stefano e quello che hai detto tu poco fa. Dicevi che essere magari sia troppo buoni perché si va un po' a trattare con la banca. Secondo me non è proprio una questione di bontà oppure di viltà o quant'altro. Quando si va a trattare con un documento in mano in banca, dove hai una perizia che dice che tu banca mi hai usurato per tot, tu banca mi hai fatto un anatrocismo per tot, io non sono né buono e neanche tanto proprio disponibile. Si va lì, chiaramente si cerca di fare una transazione, fare una trattativa, però se la banca risponde picche, non è che uno si lascia così tranquillamente, ah sì, ciao, ci vediamo. No, bene, tu mi rispondi picche, abbiamo ancora margini per ragionare, sì, no. Se è no, dico bene, io come esco da qua, vado alla Guardia di Finanza, ti denuncio e poi vediamo, quando sarà ora, chi deve darsene, o sì o no. Il cittadino è sempre anche un po' timoroso però verso le banche, queste banche che hanno una protezione come un transatlantico alle spalle. Il fatto è che le banche hanno tempo, denaro, stuole di avvocati, noi abbiamo poco tempo, poco denaro e forse neanche l'avvocato, se non ci fosse quello del diavolo che ogni tanto ci dà qualche consiglio come però faremo, presumo, perciò guardate tasche sincere. Presumo che su questo qua forse dobbiamo capire una cosa, le associazioni che ci sono associazioni che lavorano bene, associazioni che lavorano meno bene, associazioni che lavorano solo per il vile denaro, ok? Quando abbiamo capito questa cosa qua, cominciamo già a fare un po' di chiarezza, perché parlavo prima di quelle società che dicono non pagherai più i tuoi debiti. Questo tipo di società sono società che sono strutturate, che hanno un avvocato o due e il resto hanno tanti sì. ragazzi. Maurizio, ti devo fermare perché abbiamo una telefonata in diretta, prego. Prego. Pronto, benvenuto, da dove ci chiama e come si chiama? Pronto? Pronto. Sì, noi siamo qui. Da dove siamo? Buonasera. Buonasera. Sono Cacciavillani. Ah, buonasera. Buonasera, mi state seguendo in streaming e con ciò vi vedo a effetto pesce ogni tanto. Ascolti, volevo chiarire delle inesattezze che sono state dette. Allora, il nostro associato lì, signor Stefano, quando siamo intervenuti noi abbiamo fatto una transazione con la banca, abbiamo cercato diverse volte di fare una transazione, con delega e tutto quanto, non rispondevano a noi, rispondevano al signor Stefano. Noi gli abbiamo consigliato al signor Stefano, più che altro, oltre alla transazione che noi stavamo effettuando, di fare una denuncia penale per usura, perché noi avevamo già le carte nelle mani. Per usura bancaria.
La banca non ci ha voluto ascoltare, ci ha risposto semplicemente che per loro era tutto regolare l'andamento del conto corrente, che gli interessi che loro avevano applicato. A quel punto noi l'abbiamo detto a Stefano di andare direttamente a fare una querela per usura. È quello che ho detto? Non so dove ho sbagliato. Cioè, no, ho non detto... sto dicendo che tu hai sbagliato, sto dicendo semplicemente che le transazioni con le banche, molte volte, noi la prima causa che abbiamo vinto, i nostri legali, è nell'89, forse è la prima associazione a aver vinto delle cause contro la banca. Non è semplice, c'è anche l'arbitrato bancario, molte volte, che cerca di darci sempre contro e poi alla fin fine, quando si va nel civile, si vincono le cause, no? Lì il problema è stato un altro, che la banca l'ha messo nella centrale rischi e mettendo il cliente nella centrale rischi, tutte le altre banche l'hanno aggredito. Aggredendolo nelle sue ragioni, stanno cercando di far chiudere un'azienda che è che sta andando bene avanti. Cioè, le banche devono mettersi in testa che quando c'è una posizione di usura devono chiuderla immediatamente. Noi abbiamo fatto adesso, abbiamo chiesto anche tramite la Banca d'Italia degli ispettori, che so che poi sono andati, l'hanno commissariata la filiale lì. Adesso abbiamo fatto un'altra lettera a un'altra banca, ugualmente sempre alla Banca d'Italia, per innanzitutto togliere il nominativo di Stefano, della ditta di Stefano, dalla centrale dei rischi, perché questo è importante, altrimenti l'azienda muore, perché gli chiudono i crediti, gli chiudono tutto. E questa è la minaccia sempre che fanno le banche in Italia, questa è un'estorsione che loro fanno continuamente, che non è concepibile. Sì, ma allora che fare se non è concepibile questa cosa e le banche continuano a usare queste armi contro i clienti? Che cosa possiamo fare per difenderci? Finché noi saremo governati dai banchieri, le cose andranno sempre così, anzi, dal male in peggio andranno. Ma non possiamo però accontentarci di queste risposte, dobbiamo agire, dobbiamo fare qualche cosa. Dobbiamo fare, se si può fare tanto, ma specialmente nel nord-est, quanti suicidi ci sono? Tantissimi. Ecco, tantissimi. Quanto ne parla in televisione? Il giorno del suicidio e poi basta, e poi un trafiletto sul giornale. Ma su dieci suicidi che succedono, ne parlano di uno, massimo due. E basta. Sì. Allora bisogna che noi italiani molte volte ci ribelliamo a questo dominio delle banche. Che ci uniamo e cerchiamo di lottare. Certo, dobbiamo essere italiani, dobbiamo essere più patrioti e non solo quando gioca la nazionale italiana di calcio. E qua ne do pienamente atto. Volete interloquire? Prego. Cacciavillani, salve, sono Maurizio Di Sarò. Buonasera. Salve, salve. Senta, volevo domandarle una cosa, visto che è qui. L'intento di questa trasmissione qua, di questa sera, era quello di fare un po' di chiarezza e di dare un'informazione in generale a tutti gli imprenditori, anche sul fatto che, come lei saprà benissimo, presumo, ci sono molte società o associazioni, chiamiamole come vogliamo, che fanno il suo stesso lavoro. Mi segue? Sì, sì. Che fanno il suo stesso lavoro, che possiamo dirlo proprio fuori dai denti, anzi lo dico fuori dai denti, lo fanno soltanto per il loro mero e puro interesse, non è che seguono i clienti proprio alla grande, lei lo sa o sbaglio? Ne sono convinto e concordo con lei pienamente, perché io il nord-est ho diversi sempre impegni e sono sempre quasi nel nord-est, che è la regione più truffata. Ecco, perché noi imprenditori abbiamo un grosso problema, no? Quando vediamo un'ancora di salvezza, cerchiamo sempre di aggrapparci, giustamente, però troviamo molte volte l'ancora da una parte e lo squalo dietro che tac, tazzanna. Ci sono stati imprenditori che hanno speso dei soldi sì. E non hanno ottenuto assolutamente niente. Guardi,
Le dico semplicemente sareste una cosa. Voi delle associazioni delle vostre associazioni che dovreste essere i primi a denunciare questi farabutti, e lo dico chiaro e tondo, che ci sono in giro. Guarda, io alla Patrizia oggi ho mandato un'email. Sì, ho letto. Ecco, allora lei sappia benissimo che noi abbiamo denunciato diverse associazioni e diverse, la settimana scorsa questo è avvenuto, e diverse SRL, diverse aziende che nascono come funghi nel nord-est e in Lombardia in particolar modo, nella quale oltre che promettono un risparmio del 70%, l'80%, che sono truffe, perché nessuno può dire che con la banca io ti faccio risparmiare il 70-80%. Noi abbiamo denunciato perché un nostro associato ci ha chiamato in lacrime, che era disperato, perché una SRL di Brescia, che noi abbiamo presentato querela nella procura di Brescia, per fare le analisi anatocistiche e usuraie, ha dato 46.000 euro in contanti, più un assegno di 50.000 euro. Ha dato il cliente? Il cliente. Poi, preso dalla disperazione, ci ha contattato. Noi gli abbiamo detto di andare direttamente alla Guardia di Finanza. È un grosso imprenditore questo. Gli abbiamo detto di andare alla Guardia di Finanza a denunciare il fatto, anche perché poi l'azienda madre di questa società è in Romania. Noi abbiamo presentato diverse querele. E questo la dice lunga. La dice lunga, no? Diverse querele alla procura di Venezia, di Padova, di Brescia, di Milano, di Roma e di Sassari, dove ci sono queste aziende, queste fantomatiche associazioni che promettono mari e monti, e poi la realtà dei fatti sono solo ed esclusivamente truffe. Sono costi aggiuntivi per aziende che sono già in difficoltà e che bravo, non avevano bravo. Certo bisogno di spendere ancora soldi per trovarsi in ulteriori difficoltà, non c'è niente a fare. Sappiamo benissimo che anch'io sono un imprenditore. Sì, sì, e anche quando uno è in difficoltà, quando uno è in difficoltà, crede è tutto. Si fa di tutto e poi alla fine si trova truffato. Peggio di prima, peggio di prima, altro. Perché sono queste società e associazioni, sono degli avvoltoi. Sì. Sono degli avvoltoi che aspettano, ti portano via tutto quello che hai. Quando noi siamo stati i primi a denunciare l'agenzia debiti, eccola, quella che dicevo io prima. L'agenzia debiti, noi siamo stati i primi a denunciarli. Poi, dopodiché, è subentrato anche l'Annutti con interrogazione parlamentare. Però cosa hanno fatto? Sì, dopo l'hanno arrestati, però prima gli hanno fatto fare le truffe per diversi mesi, diversi anni. Perché le procure si muovono a rilento, cioè la giustizia italiana si muove troppo a rilento. Quando c'è una querela, quando c'è una denuncia fatta da alcuni cittadini che si sentono truffati, bisogna indagare subito, non bisogna aspettare oltre. Invece qua abbiamo anche i tempi che poi sono sempre molto lunghi. Ebano voleva io volevo tornare indietro un attimino, perché altrimenti ci perdiamo sulla discussione. Il ragionamento che io continuo a dire è che il testo unico bancario è chiaro. Finalmente, dopo anni, noi abbiamo dal 2009 un sistema di trattativa con le banche. E questo sistema è chiaro, cioè nel senso che non è autorizzato nessuno, avvocato, commercialista, associazione, sindacato, chiamiamolo come che vuole, se non l'imprenditore, a mandare una raccomandata alla banca, alla finanziaria, all'ente erogatore delle carte di credito e rivendicare la sua vessazione. Se in 60 giorni la banca, la finanziaria, la carta di credito non risponde, sempre lo stesso vessato, lui sempre, deve mandare una raccomandata all'AIF. E l'AIF deve costituire la commissione entro 30 giorni, perché entro 60 giorni deve dare sentenza. Alla fine di questo meccanismo, al limite, prima di tutto, dal momento che io ho mandato la raccomandata, finché non c'è la sentenza dall'AIF, la banca non può dare nessuna segnalazione. E questo è importante, perché il ragionamento che diceva prima il signor Casavillani è chiaro. Il signor Baldo si è trovato nella difficoltà perché?
perché una banca giustamente, correttamente ha deciso, perché si era sbagliata la procedura, ha deciso di emettere una segnalazione bancaria. Il ragionamento a questo punto è che anche dopo la sentenza dell'AIF, perché è un mediatore e però certo, non conta nulla, a quel punto il cittadino vessato può di nuovo fare causa, no? Allora, io quello che continuo sempre a dire a tutti è: con il costo di una raccomandata, al limite con il costo di un professionista si mette a fare dei calcoli sul conto corrente, perché ovviamente non è detto che tutti quanti sanno leggere un conto corrente e non è detto che si riesca a fare i calcoli per anatocismo, per usura e via dicendo, eccetera, alla fine l'imprenditore può avere una risposta. Sappiamo, sono dati statistici, poi è ovvio che qualcuno mi può dire che Banca Italia bleffa, però sono stato anch'io in commissione a Milano, ho visto bene o male che in queste commissioni il parere è molte volte a favore del cittadino. Sì, sì. A questo punto io quello che dico e quello che continuo a sostenere e quello che è l'unico modo che ho di rivendicare è: cittadini vessati, imprenditori in difficoltà, non date retta a chi ha numeri verdi, a chi ha, perché i numeri verdi costano, perché vuol dire che ci guadagnano da qualche parte, da certo, chi fa tanta pubblicità da tutte le parti, anche su internet, perché su Facebook si paga la pubblicità e nel momento che io faccio pubblicità anche su Facebook vuol dire che ho dei soldi, allora vuol dire che c'è qualcosa sotto, perché un bravo professionista non ha bisogno di pubblicità, un bravo professionista bravo, viene trovato perché c'è il problema del passaparola. Sarò vecchio, ho 58 anni, ma io so che i miei clienti, al di là di essere direttore di un'associazione, i miei clienti mi arrivano in studio perché sono portati da altri miei clienti che sono stati trattati bene. Questo è il meccanismo corretto. Ma infatti il passaparola è la miglior pubblicità. Esatto, pertanto alla fine però io continuo a ribadire che senza spendere soldi, e questo è un messaggio che voglio dare in modo chiaro, è l'unico momento che io ho di alzata di voce, senza spendere soldi potete tutelarvi e potete essere tutelati, perché in qualsiasi caso il sistema di mediazione bancaria è d'obbligo e se la banca non risponde, ma d'altra parte stiamo vedendo che stanno calando le richieste di intervento delle commissioni della Banca d'Italia, cioè vuol dire che le banche in qualche modo rispondono, e continuo sempre ancora a dire che senza urlare, ho urlato adesso perché avevo voglia che mi ascoltate bene, senza urlare gli estratti conto e le banche li tirano fuori, anche quelli di 10 anni fa che sono nascosti negli archivi, magari dell'interarchivio di qualche società dove li hanno inscatolati da qualche parte, perché queste cose esistono e le banche le tirano fuori perché hanno tutto l'interesse a tirarle fuori, perché in qualsiasi caso è vero che io sfido qualsiasi associazione, sindacato, avvocato che abbia ricevuto un assegno circolare indietro da una banca. Avranno vinto delle cause, anche in secondo grado, in Cassazione ancora non è arrivata nessuna, ma anche se arriverà in Cassazione la banca si farà pignorare e pertanto vuol dire che questo povero disgraziato di cittadino vessato ha dovuto fare una causa in primo grado, una causa in secondo grado, arrivare in Cassazione e poi spendere anche dei soldi, perché nella sua giustezza riconosciuta da tutti deve fare un pignoramento contro terzi per riuscire ad avere i suoi soldi. Siccome non siamo arrivati a questo e le banche, tutte quante le banche in una trattativa diretta o indiretta attraverso l'AIF hanno in qualche modo trovato le soluzioni. Ecco, al di sotto dei 100.000 euro, diciamolo però. Beh, chi inventa, diciamocelo apertamente, signor Casavigliani, noi non ci conosciamo, ma chi inventa che è riuscito a fare calcoli da 400, 500, 600 mila euro, è bravo. Beh, l'ultima causa che abbiamo vinto noi, l'ultima causa che abbiamo vinto noi a Sassari sono 836 mila euro. Ha dovuto rimborsare la banca. La BNL, ha l'assegno circolare in mano? No, il cliente, infatti, siamo andati con Striscia.
è stato avvertito il direttore, si è presentato con il libretto con 836.000 euro nel libretto. Vabbè, al portatore. E Cacciavillani, noi la ringraziamo del suo prezioso contributo e continui Prego. Però a seguirci. Certo, ci mancherebbe. Maurizio, per tirare un po' tutte le fila del discorso, vedevo ma che allora diciamo che per riuscire un po' a fare completezza su tutto quanto il discorso, ho idea che probabilmente in autunno dovremo fare un'altra puntata di questo genere, un paio di puntate consecutive per fare un po' proprio lo specchio della situazione com'è, perché è abbastanza vasto, abbastanza ampio, nel corso dell'estate. E poi vediamo un attimo come si evolvono anche di certe situazioni. Comunque il messaggio è questo: a imprenditori in difficoltà, a famiglie in difficoltà, state attenti. Come dicevamo prima, ci sono persone che lavorano seriamente, persone che lavorano meno seriamente. Informatevi, valutate bene e poi prendete la decisione. Comunque, in ogni caso, fate sempre un ragionamento, come diciamo qui in Veneto, il conto della serva, ok? Fatevi dire quanti soldi spenderete, quanto andrete a spendere e come si procede. Va bene? E naturalmente noi anche oggi siamo giunti al termine di Stai di Tasche Sincere. Noi ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui con noi, ma anche tutti voi per essere stati sempre qui con noi. Posso ricordare solo una cosa? Prego. Allora, il sito di Artigianato Padovano è a vostra disposizione, le mail di Artigianato Padovano è a vostra disposizione, i miei numeri di telefono li trovate sui siti, quelli di Maurizio li conoscete, chiamateci. Prima di decidere di andare in qualsiasi associazione, gratuitamente, ma non prendiamo in giro, cioè non è che vi diciamo che gratuitamente poi alla fine vi chiediamo la parcella. Vi cerchiamo di fare una panoramica, i medici dicono un'anamnesi, perciò cerchiamo di capire la vostra situazione imprenditoriale, cerchiamo di capire il perché siete arrivati in una situazione e vi diamo i consigli migliori. Grazie. Prego, e naturalmente non cambiate canale. Va bene.